Allora, dottor Vitali, in relazione alla situazione attuale geopolitica che sta sviluppandosi fra Ucraina e Federazione delle Nazioni Russe, sì. Che cosa pensa che ci sia di occulto, non dichiarato da entrambi le parti e che sarebbe la vera possibile potenziale motivazione di questo attacco di aggressione e non aggressione, perché in realtà i rapporti bilaterali continuano a esserci costantemente. Che sono quelli che contano di più. Certo. In ogni caso, perché noi siamo costretti, noi, a sottolineare agli amici che la modalità di interpretazione e di lettura degli avvenimenti non può più essere quella politica, o soprattutto politica ideologica. Ma è quella è economica, la politica economica no, prevalentemente. No, perché c'è qualcosa che è onnicomprensivo, che comprende anche l'economia, ed certo. È la geopolitica, certo. Come hai detto tu prima. Certo. Allora, io vorrei dire ai nostri amici, portare ai nostri amici un esempio. E l'esempio qual è? L'esempio è quello degli iceberg. Sì, del 9 decimi sommerso e 1 decimo emerso. Non solo, ma un iceberg che va alla deriva, prima o poi va a sbattere contro una piattaforma congelata. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui, mentre l'oceano è il mare generale che noi possiamo assimilare al globo terracqueo, in questo oceano avvengono degli scontri che possiamo assimilare perché la cultura e l'interpretazione è legata sempre agli strumenti di lettura. Certo. Bisogna sempre ricordare il teorema, cioè la formula di Heisenberg, che dice che l'evento avviene se c'hai il motivo per vederlo, cioè sei tu osservatore che determini l'evento. Poi allora, alla fine. Questo è uno dei principi fondamentali della filosofia post-quantistica, certo. Non fisica, ma filosofia post-quantistica, che è uno dei passi più importanti, più significativi nella storia dell'umanità. Del trapasso ideologico e concettuale, certo. La realtà al di fuori di noi non esiste, non è mai esistita, e c'è stato bisogno di una evoluzione di circa 5.000 anni per ritornare concettualmente ai primordi. La realtà fuori di noi è quello che noi vediamo. E quello che noi vediamo è quello che noi pensiamo di vedere. No, che riusciamo a interpretare attraverso i nostri strumenti ottico e sinottici. E questo fatto è legato anche alla capacità di comunicare. Allora, noi possiamo comunicare delle idee, dei pensieri, qualora le persone a cui noi le comunichiamo siano in condizioni di recepirle, se no non comunichiamo assolutamente nulla. Infatti la programmazione neurolinguistica ravvisa perfettamente le modalità di comunicazione. Esattamente. E la capacità di comunicazione verbale rappresenta all'incirca il 15% del totale della comunicazione che avverrebbe attraverso la dimostrazione pratica dei fatti. Esattamente. Quindi quando un insegnante teorizza un teorema nuovo alla propria classe di astanti studenti, deve utilizzare delle parole già esistenti che però non rappresentano la realtà emergente che sta cercando di dimostrare, per cui l'unica cosa che è possibile fare per un possibile insegnante, diciamo, come si dice, non viene un qualunque docente deve primariamente, nel momento in cui diciamo esordisce con una nuova teoria, fare una dimostrazione pratica di quella teoria, non utilizzando parole che non sono confacenti al sistema né alla possibilità di riprodurre il concetto diciamo puramente teorico che lui ha in mente. Quindi l'evoluzione
della comunicazione, che è quella che interessa di più ai comunicatori, alias ai politici, per il controllo delle masse, delle menti delle masse. L'evoluzione tiene conto di questi aspetti. Non esiste la realtà, ma esiste ciò che noi pensiamo. Ma nell'ambito di questa realtà, e siamo qui nel pieno di un luogo molto significativo nella storia dell'umanità, e rifaccio vedere questo disegno, dove ovviamente e non a caso siamo i soli presenti. E questo è significativo, certo. Va comunicato. Cioè, noi qui comunichiamo abbiamo, questi aspetti. Abbiamo invitato oramai da un mese e mezzo, due mesi, metodicamente qualche centinaio o anche parecchie migliaia di conoscenti o comunque aderenti al pensiero di opposizione politica al regime attuale in Italia e anche all'estero, e nonostante questi ripetuti inviti diciamo perduranti da un mese e mezzo e replicati ogni due o tre giorni, oggi siamo qui alle 11 e qualcosa di giovedì 21 aprile del 2022 a commemorare questa data eccezionale della nascita di Roma e dei relativi promesse e giuramenti che sono state fatte nel corso dei secoli, almeno le due principali, e qui, nonostante questi nostri persistenti inviti, siamo io e Giorgio Vitali. E deve venire sicuramente Virgilio. Siamo in tre. E tre briganti. E ciò ci basta comunque. Roberto Paribeni, leggo qui, davvero storico, ha inteso chiaramente che chiunque si proponga di rendersi ragione del prestigioso svolgimento della storia di Roma e dell'improvviso assurgere di una piccola, oscura, povera stirpe italica ai supremi fastigi della potenza e della gloria, trova dinanzi a sé inesplicabili difficoltà. Come sono quelle che si trovano quelli che dice, ma una popolazione di questo tipo, passata attraverso i torchi del clero cattolico, com'è che non risponde ai richiamo prisco della Roma prisca? E perché è passato attraverso i torchi della religione cattolica, c'è poco da fare. È tutto contaminato, anche il pensiero più puro. Il nostro, dopo aver facilmente dimostrato come la primitiva religione romana, nella sua semplicità e rudezza, fosse realmente, se se ne eccettua, bisogna aggiungere l'ebraica, ma la lasciamo al suo destino questa, non ci interessa, è solo un'intrusione all'interno della romanità, la più pura e la più sana di quante ne conosciamo nel mondo antico. Passa a considerare la famiglia romana come organismo religioso. Ma non è un caso, io non leggo casualmente. Perché vogliono distruggere la famiglia? Perché è il nucleo centrale dell'ordinamento. Vogliono scompaginare tutto, questi signori. Vogliono distruggere tutto, e lo fanno fare agli altri ovviamente, perché loro ci tengono moltissimo ai loro clan. Diciamocelo subito. Ma vogliono che la gente si trasformi definitivamente in pulviscolo, in sabbia. Sarebbe stato opportuno a tal proposito vedere stabilito dall'autore un confronto tra la civiltà romana e l'antica civiltà cinese. E l'antica civiltà cinese, attenzione, ci sono questi iceberg che navigano nell'oceano e che a volte si avvicinano. E il momento oggi, perché il momento di oggi che noi stiamo vivendo oggi è completamente cruciale? Perché ci sono degli avvicinamenti e ci sono delle notizie che girano su internet che fino a poco tempo fa nessuno si immaginava. Avendo avuto occasione orsono montiani di studiare la lingua e le istituzioni della mirabile civiltà cinese,
fui colpito dalle affinità che sotto determinati aspetti corrono tra quella e la civiltà romana. Ambedue civiltà essenzialmente agricole, ambedue mentalità eminentemente pratiche e aliene da troppo astruse concezioni metafisiche, religione nazionale a fondo eminentemente moralistico e culto degli antenati, cardine e base dell'ordinamento e dell'unità familiare in entrambe le civiltà. Quindi coloro che cianciano di pericolo cinese sono coloro che non vogliono l'assimilazione e il ritorno della cultura dell'antica romanità che viene propiziata proprio da quella cultura cinese che permane ancora in Cina, in grandi, ampi specchi delle popolazioni cinesi di cui noi non conosciamo assolutamente nulla. Ricordiamoci che noi della Cina conosciamo soltanto alcune popolazioni rivierasche del Pacifico. Così come oggi, quando si parla di Russia, la stragrande maggioranza della popolazione vede solo la Russia europea, non tenendo conto che la Russia in realtà è quell'altra. È quella quantità di Russia, parlo di quantità territoriale, terrena, che parte dall'Europa ma arriva nel fondo dell'Asia, confinando col Giappone. Nessuno tiene conto che la Russia confina col Giappone. E con gli Stati Uniti. E con gli Stati Uniti. E col Canada. Ambedue civiltà essenzialmente agricole, ambedue mentalità eminentemente pratiche e aliene da troppo astruse concezioni metafisiche. Troppo astruse concezioni metafisiche sono le concezioni di loro signori alle quali noi facciamo tranquillamente a meno. Religione nazionale a fondo eminentemente moralistico e culto degli antenati, cardine e base dell'ordinamento e dell'unità familiare in entrambe le civiltà. Civiltà tutte tutte e due, sbocciate nelle due più vaste forme di impero che la storia conosca. Abbiamo detto affinità, naturalmente, e non identità. Ben altre sono state le capacità giuridiche dei romani, ben altre le capacità assimilatrici, ben altre le possibilità di contatto con elette forme di altre civiltà. Ma questo è ciò che loro signori non vogliono. Chiaro, e parlando di loro signori, chi ci ascolta capisce perfettamente a chi mi riferisco. Compreso la Chiesa Cattolica, oggi definitivamente in mano ai gesuiti. Ecco qui, questo è del febbraio 1929, epoca in cui si cercò in qualche modo di risuscitare la potenza di Roma. Eccolo qua. Pace e bene. Ciao. Io non pensavo arrivarci così presto, perché ancora te la prendo. Guarda, ti dico.